nazionali. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire, quando ne fummo d'un rumor sorpresi. Similemente a colui che venire sente il porco alla caccia alla sua posta e code le bestie e le frasche sul dormire. Qui c'è la ripresa delle cinghiali dell'inizio e che si paragona, è vero, a questo rumore violento, al rumore dei cinghiali in corsa con i cacciatori. Ed ecco due, dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompieno in rosta. Quel dinanzi, ora corri, accorri morte, e l'altro, cui pareva dar troppo, gridava, lano, sì non fur accorte le gambe tue alle giostre del topo, allusione a un fatto ben noto della Firenze. E poi si dice, di retro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose e correnti, come veltri che uscissero di catena. In quello che s'appiattò miserli i denti, e quel di laceraro a brano, poi se portar quelle membra dolenti. Presemi allor la mia scorta per mano e menommi al cespuglio che piangea per le ferite sanguinenti in vano. È qui che viene coinvolto il suicida, questo fiorentino che resta anonimo. Dante non ha interesse che sia l'otto degli ali o altri, non è importante. È importante, attraverso il suicida fiorentino, alludere, Dante lo fa con molta precisione, a una Firenze dominata dall'angoscia, in cui si moriva spesso per debiti, ci si uccideva, una società mercantile. È l'umbrifero prefazio, il velato preannuncio di ciò che avverrà nel sedicesimo canto del Paradiso, quando Cacciaguida, che nel quindicesimo dà l'idea della Firenze dentro dalla cerchia antica, di una Firenze idillica, e non aveva catenella, non corona, non donne, gonne contigiate, non per, e quando dice non aveva case di famiglia vuote, non era giunto ancora Sardanapalo a mostrarsi in camera, cioè una Firenze in cui non era ancora giunto il controllo delle nascite, in cui le famiglie erano numerose. C'è questa idea di una città sana, è vero, nel XV. Nel XVI si ha la Firenze opposta, è la Firenze di cui Dante dà il primo preannuncio qui. Quindi è impossibile leggere questo canto con la figura del fiorentino suicida, è vero, che tra l'altro usa un francesismo clamoroso, perché dice io fei gibetto a me delle mie case. Gibetto è francese gibet, no? Senza dubbio. E quindi non so, ecco, questi sono piccoli misteri, che, perché Dante per un fiorentino ha adoperato questa allusione gibetto. Quando Dante usa certi francesismi, li usa a ragion veduta, con allusione precisa, è vero, nel canto dei Capetingi, sono frequenti francesismi, ma lì c'è Ugo Capeto, voglio dire, c'è la terza dinastia francese, è vero. Invece è qua questo Gibetto, questo è un punto interrogativo che mi rimane, è vero. Ci sono alcuni punti interrogativi che mi restano in fondo, è vero, che mi restano. Le domande, è vero, non c'è un modello preciso a cui Dante si ispira per l'allusione ad Attila, ad Attila e alla statua di Marte. A quale sollecitazione si deve l'impiego di Gibetto, di questo francesismo? Resta ancora tanto da fare, è vero. Certamente quello che è importante è che Dante abbia colto questa occasione del fiorentino suicida anonimo per dare la prima immagine di una Firenze che era quella in cui lui era stato esiliato, la Firenze dominata dagli affari, dominata dal clero, l'intrusione di Bonifacio, è vero. Qualcosa già si capiva dall'episodio di Ciacco nel Sesto dell'Inferno, e quando si alludeva a Bonifacio VIII come responsabile. Certamente, sì, là si dice che Firenze è sede, vi ricordate quei versi del Sesto Canto, è vero?
Adesso. Adesso non li ritrovo, vero? Non li ritrovo. Ecco, qui però c'è un'occasione che mi si offre subito. Dante chiede a Ciacco, Farinata il Tegghiaio, che fu Orsidegni, Jacopo Rusticucci, Arrigo il Mosca, e gli altri che a ben far pose l'ingegno, dimmi dove sono. Ora, questo Arrigo è un nome buttato lì come importante personaggio di cui Dante chiede notizie e di cui Dante non parla mai. Non c'è un Arrigo fiorentino. Altro esempio è Manto, l'indovina, vista tra gli indovini nelle bolge, è recuperata invece nel Purgatorio come personaggio del limbo. E capite bene che non funzionano queste, cioè Dante cambia parere e non dice neppure perché ha cambiato parere, perché non ha parlato di questo Arrigo. E voi capite bene che dobbiamo uscire da questa idea di Dante che ha di fronte il libro come Manzoni, come Tolstoi, come Proust, e lo corregge fino alla fine e lo manovra. E Dante via via diffonde. È un romanzo d'appendice, la commedia. È il più grande romanzo d'appendice che si potesse immaginare. Arrigo. E lo mette insieme a personaggi, vero? Farinata, Tegghiaio, Jacopo Rusticucci, Mosca dei Lamberti. Sono personaggi su cui i fiorentini, su cui Dante si sofferma. È chiaro che invece... Adesso io non ritrovo dove questo primo giudizio su Firenze, ogni tanto la memoria, dove che dice dei difetti di Firenze all'inizio dell'inferno. Ecco, questa è un'amnesia che ho. Dante parla di Firenze e dice: superbia, invidia e avarizia sono le tre faville che hanno i cori in cielo. E dove è messa sta tazzina? Aiutate lo smemorato, vero? Però si dice superbia, invidia ed avarizia sono... Chi lo dice? Ciacco. Io da Ciacco non lo trovo. Dunque, dopo Ciacco l'altro è Farinata che incontra. No, ma è Ciacco. Eh? È Ciacco, della prima parte del discorso. Non sento, scusa. Ciacco. Ciacco. Ciacco, e dov'è che lo dice che non lo trovo? Sono proprio... La tua città che piena di invidia si che getta, tocca il sacco secco mi tenne in la vita serena. Sì, Crototto. Perdonate, ma ogni tanto può capitare questo. Io ho la testa piena di versi di Dante, poi magari non vedo, anche perché devo confessare, dovrò cambiare gli occhiali, ho qualche difficoltà di lettura, e quindi delle volte devo sopperire con la memoria, la vista, vero? E delle volte sbaglio. Niente, io attendo le vostre domande perché avrei tante altre cose da dirvi, ma direi che le cose essenziali le ho dette, vero? Cioè, ecco, a me interesserebbe la localizzazione del canto. Insomma, Dante scrive questi canti, la datazione di Petrocchi non funziona. Che Dante abbia scritto l'inferno dal 4 all'8 è assurdo. Intanto perché nel 4 scriveva il convivio e De vulgare Lorenzia, dal 4 al 6 è impegnato probabilmente a Bologna dopo la battaglia della Lasta per scrivere i due trattati, quindi la datazione di Petrocchi non ha senso. Che poi dedichi addirittura dei canti alla revisione delle prime due cantiche, anche questo è un assurdo, perché se avesse potuto fare la revisione delle prime due cantiche avrebbe cambiato il testo da dove dice a donna che saprà se a lei arrivo, avrebbe detto a uomo che saprà se a lei arrivo. Non sarebbe stato molto difficile correggere, vero? E in realtà non c'è la revisione. La revisione non c'è, non esiste. Quindi, la datazione dell'inferno è sicuramente dal 6 fino all'8-9. Questo canto potrebbe essere stato scritto intorno al 7-8. A me interesserebbe sapere dove l'ha scritto, perché questi sono... notizie che nessuno ha, capite bene? E delle volte bisogna almanaccare sulla biografia di Boccaccio o cose simili per cercare di intuire la verità dietro le fantasie.
perché la storia dei 13 canti finali che Dante, di cui non si sapeva nulla, alla morte di Dante, Boccaccio racconta che non si trovavano, tutti disperati perché la commedia restava incompiuta e quindi i figli si sarebbero incaricati di completarla, purtroppo chissà come. In realtà poi c'è il sogno di cui parla e Jacopo vede in sogno il padre che gli suggerisce di smurare da una finestrella, è vero così. Ora, io mi sono limitato a contare questi canti partendo dall'ultimo e risalendo per 13, si arriva al 21esimo canto del Paradiso, che è un canto dichiaratamente ravennate, con memorie precise, con la San Pier Damiani, la chiesa di Santa Maria in Porto, insomma può attestare già una presenza costante. Quindi noi diciamo dal 19 al 21 Dante scrive gli ultimi 13 canti del Paradiso. Purgatorio viene scritto dall'8 al 10 all'11, comincia nell'11 il Paradiso, prima Ravenna, il 17esimo canto del Paradiso, quello di Cacciaguida, del Trisavolo Cacciaguida, sì. È stato scritto a Verona, perché c'era l'ode di Gran Grande, vero? Però lì c'è l'intervallo tra il 17esimo ancora veronese e il 21esimo ravennate. Allora mi interesserebbe sapere dove ha scritto questo benedetto 13esimo. Sicuramente in una delle corti tra Emilia Romagna e Toscana, perché Dante prima dell'8, insomma, girava in Malaspina, in Lunigiana, e le corti minori della Toscana e dell'Emilia Romagna, passato da Ravenna, ma insomma la localizzazione è difficile, vero? La data sì, 1308-1309, diciamo, però capite bene che siamo nelle condizioni di fronte a quest'opera di non poterla datare, di non sapere dove Dante ha scritto un certo canto, di dover indovinare o supporre. Quindi i misteri sono tanti, misteri. E al di là del 13esimo canto io spero di avervi dato questa mia così, sensazione di tante cose che ancora restano da scoprire. E quindi io ormai sono vecchio, ma per quelli che restano c'è tanta roba ancora da scoprire. Basterebbe un documento, vero? Raccontavo del falso, no? Mi è stato propinato, lo racconto come un aneddoto finale. Un vecchio amico, allievo del mio maestro, Mantovano, mi capita una volta a Bologna, dopo aver preannunciato la sua venuta con un appuntamento, eccetera, con una pergamena scritta con grafia perfettamente duecentesca, datata 1296, di un testo di grammatica in cui si parlava delle congiunzioni in volgare, i quattro firmatari sono Brunetto Latini, Dino Compagni, Guido Cavalcanti e Dante Alighieri, con firme differenziate, e dove il falsario ha tentato di imitare la grafia di Dante, che è testimoniata dall'umanista, dal Leonardo Bruni, che ha avuto per le mani nel 400 alcune epistole autografe di Dante, e quindi descrive questa grafia allungata. E il falsario ha fatto una bella firma Dante Alighieri, soltanto che il falsario si è dimenticato che nel 1296 Brunetto Latini era morto da 2 anni. E quindi firmava un documento. E finiamo così con queste piacevolezze. Vi ringrazio dell'attenzione. Merci Emilio pour cette passion que tu nous as transmise, une passion couverte d'une légère ironie, mais un feu ardent. Je crois que tout d'abord on peut te remercier pour le français parfait que tu parles. Ah ça, on peut non. Vraiment témoigner, le français il est parfait. Ensuite... Je ne peux plus me pardonner mon français. Oui, oui. Je n'ai pas l'habitude... Je l'ai appris et lorsque j'étais jeune à l'école, à Grenoble, en été, je venais à Grenoble. Et puis, je n'ai jamais employé le français. Ça peut s'arranger maintenant. Je connais assez bien la grammatique. Ah oui, ça se sent. Oui, ça se sent. Mais
Alors, d'autre part, évidemment, il y a le rapport très libre au texte. J'ai beaucoup aimé le fait que, à la fois, tu lis et puis soudain, tu abandonnes la ligne du vers, tu donnes ton commentaire, tu sautes dix vers, tu reprends, tu ouvres vers d'autres parties de l'œuvre et ça vérifie entièrement ce qu'on disait pour commencer. C'est-à-dire une œuvre in progress, une œuvre absolument dynamique, une œuvre au fond qui n'est pas sédimentaire, hein, qui ne fait pas que s'accumuler, mais qui est en train de bifurquer en permanence. Et ton commentaire reprenait cet élément, cette façon au fond de lire le texte. Et puis, on a senti en toi une profonde miséricorde pour les suicidés. À la fois, bien sûr, ce suicide politique, hein, que représente la mort de Pierre Delévingne, et puis des suicides, je dirais, socialement significatifs de cette petite bourgeoisie qui vient à s'écrouler face au développement du mercantilisme et qui n'a d'autre honneur, au fond, que de se pendre. Et il est évident qu'il y a là une sensibilité aux conflits sociaux. Du début, au fond, de la bourgeoisie occidentale, qui fait de Dante aussi un témoignage historique absolument incomparable, absolument incomparable. Et puis, aussi, ce sens de la nature, hein, les arbres, les ronces, le feu qui tord, les baguettes de bois vert qui fait sortir le sang, comme une sorte de sève bouillonnante. Tous ces éléments nous rendent le texte et ton commentaire inoubliable, évidemment. Alors, bien sûr, j'ai une ou deux questions, mais comme on a la chance d'être nombreux ce soir et très attentifs, on va demander à Franck de poser une question. Peut-être que tu l'as fait en italien, en français, comme tu la sens. Vorrei fare due domande. La prima, a proposito del saggio dello Spitzer che lei ha citato nel suo intervento, mi pare di ricordare che Spitzer insiste anche molto sul fatto che la finzione, insomma, dei suicidati che in un certo senso si ritrovano sotto forma vegetale, molto spesso dagli interpreti di Dante è vista come in fondo un prestito classico a Ovidio, alle Metamorfosi e a Virgilio, al famoso passo di Polidoro che lei ha anche citato. E invece lo Spitzer dice che non ha niente da vedere, che appunto la finzione immaginata da Dante per questo canto è del tutto originale e probabilmente rispecchia delle preoccupazioni teologiche, nel senso in cui è necessario che i suicidati si ritrovino sotto forma vegetale perché, secondo la divisione delle quattro anime, divisione diciamo abbastanza nota nella scolastica, hanno perso l'anima razionale, insomma le tre prime anime, e rimane solo quella più bassa. Dunque avrei voluto sapere cosa pensa di questo. Di questa interpretazione dello Spitzer. La seconda domanda verte appunto sull'ultimo verso del canto e sul francesismo, il presunto francesismo di Giubbetto, perché c'è una cosa strana, per esempio del dizionario francese del Littré, alla voce, al lemma Gibet, Littré dice che è un italianismo e cita appunto Dante come diciamo fonte di questo italianismo francese. Invece io mi sono interessato un po' al commento dell'Andino, al commento del 400 della Commedia, e l'Andino dice una cosa strana per commentare la parola di Gibetto. Dice: è un luogo a Parigi dove si impiccano i condannati.
E la cosa si ritrova in un manoscritto del 300, un manoscritto mi sembra che è conservato a Londra, forse lei l'ha visto nei suoi viaggi diciamo in Inghilterra, manoscritto Phillips, non mi ricordo poi il numero, che in una nota marginale a Giubbetto dice è un luogo a Parigi dove si impiccano i condannati. Dunque mi sto chiedendo, appunto, è stato molto per me è stato molto interessante tutto quello che ha detto sulla localizzazione dei canti, se questa presenza in questo caso si tratterebbe di un francesismo, non potesse essere riportata al presunto viaggio di Dante a Parigi. Bello, ottimo. Sono domande di grande interesse, molto sollecitanti. Beh, dunque, per quanto riguarda Vero Spitzer, devo dire che non ho ripreso in mano di recente quel saggio, quindi non l'ho fresco. È un saggio che conosco da tempo immemorabile, con cui si fecero i conti subito, e quindi non sono in condizioni di rispondere fino a che punto Spitzer volesse esorcizzare le fonti classiche in nome di quest'altro tipo di... Ora, è impossibile che Dante non sia entrato in gara con Virgilio e con l'episodio di Polidoro, e lì c'è un salto di qualità rispetto all'episodio di Polidoro, anche perché comincia con le arpie, quindi in pratica quelle parole del racconto di Enea a Didone Dante le aveva a memoria. Dante possedeva nella sua valigetta o borsa sicuramente un'Eneide, una Bibbia, le Metamorfosi di Ovidio, vero? Pochi libri sicuramente, ma questi libri erano posseduti. Quindi non so fino a che punto bisogna che rilegga Spitzer, che ho un po' accantonato in quanto messo così su un piedistallo come quello che primo si occupò della rarità del linguaggio di Pier delle Vigne. Quanto a Gibetto, mi piacerebbe poter avere un indizio di una presenza di Dante a Parigi, dove conosceva, almeno in modo libresco, Rue de Fouard, il libro Il Vico degli Strami, è vero, ma Dante descrive poi anche le dighe degli olandesi senza essere mai stato. Mentre per invece sono sicurissimo che quando incontra il bolognese tra i ruffiani, Venedico Caccianemico nel 18° dell'Inferno, e ironicamente, avendolo conosciuto a Bologna, gli dice: ma che ti mena si pungenti salse? Usa questa metafora delle salse, e salse per un bolognese è una località ben nota, un toponimo, un luogo della collina, prima collina bolognese, dove si buttavano insepolti quelli non meritevoli della sepoltura. Quindi, detto a un bolognese, che ti mena sti pungenti salse, per alludere alle pene col toponimo salse di Bologna, è una raffinatezza feroce. Ora, Gibetto, sì, bisognerebbe sì, che Dante Bologna la conoscesse come le sue tasche, al punto tale da distinguere il volgare pronunciato in Strada Maggiore da quello di Borgo San Felice, e di dire che il volgare bolognese era più vicino al suo ideale volgare illustre. Poi parte da Guinizelli, conosce poi tante svanonie. Insomma, Bologna è nel sangue. Dopo Firenze è la città che più è nel sangue. Per cui io mi sono ribellato quando mi sono trovato in una commissione nazionale nominata dal Ministero dei Beni Culturali per le onoranze a Dante, dove città dantesche erano considerate Firenze, Ravenna e Verona, e non Bologna. E ho piantato la grana, dico: Bologna, come non c'è Bologna? Ma ignoranza del ministro, ci sono mille argomentazioni, però non si può rifare il decreto perché altrimenti saltano tutti i tempi. Ma forse il ministero può aggiungere Parigi, sarebbe una cosa da fare. Io, sai, conosco la capacità che ha Dante di trarre da un libro, da un'allusione, una notazione anche realistica, siccome Darle o erodano stagna, siccome, insomma, sì, è stato Darle, no, non c'era bisogno, così, il Quarnaro, anche lì, le tombe terragne,
insomma, non ha bisogno. Ora dico quella cosa di Bologna, le pungenti salse, perché a Bologna certamente ci ha vissuto, vero? Anche se purtroppo di questi anni, dal 4 al 6, non si riesce a trovare un documento. L'unica traccia, a parte le volgari eloquenze e quello che si dice di Bologna, a parte il fatto che il convivio cita certe opere che solo in una città ricca di biblioteche si potevano trovare, non c'è dubbio, è vero, che dopo la battaglia della Rasta, il luglio del 4, Dante perde ogni speranza di rientrare a Firenze, e a quel punto lì è evidente che il rifugio è Bologna, che ha un potere guelfo non contrario a Dante in quei primi anni del 300. Quindi dal 4 al 6 è stata a Bologna, ma non c'è un documento. L'unico documento che abbiamo è la Garisenda, è il sonetto della Garisenda, scritto e composto da Dante, diciottenne, studente fuori corso a Bologna, raccolto al volo da un notaio di Bologna che l'ha trascritto in un memoriale tra un documento e l'altro. Il sonetto della Garisenda, dove se la prende con gli occhi, è vero, l'inizio è proprio con l'invettiva contro gli occhi, che attirati dalla Garisenda gli hanno impedito di vedere la torre più importante, cioè gli Asinelli. E lì c'è un doppio senso, perché pare anche che si alluda a una donna della famiglia dei Garisendi che gli ha fatto perdere di vista una donna della famiglia degli Asinelli, è vero? Perché le torri prendevano nome da lei. Ora, certo, Bologna non c'è un documento, salvo la ripresa poi per il gigante Anteo della torre, è vero, come la Garisenda, c'è l'immagine di Anteo che si piega, è vero, paragonato alla Garisenda, quindi la ripresa del sonetto giovanile. Madame. Scusi, per riprendere quello che ha chiesto il professore due minuti prima, per quanto riguarda le gibet, esiste il Notre Dame di Victor Hugo. Victor Hugo parla di fourche patibulaire, quindi di forche del patibolo, nel 10° arrondissement qui a Parigi. Quando viene descritta la morte di Esmeralda, quindi quando viene minacciata Esmeralda nel romanzo di Victor Hugo, perché deve chiaramente sarà convocata, sarà portata al patibolo, sarà pendue, nel romanzo di Victor Hugo viene detto esplicitamente, tra l'altro ci sono i disegni nel romanzo di Esmeralda di Victor Hugo, che c'erano le fourches patibulaires, ils étaient pendus au gibet, che era il 10° arrondissement di Parigi, ed erano proprio, era una spianata, professore, proprio con dei pali di legno, ci sono le figure con le persone impiccate, appese come i salami, una accanto all'altra, erano le fourches patibulaires, le gibet. Ne parla Victor Hugo in Notre Dame de Paris. Con immenso piacere, perché io sono conferenziere, ho presentato Victor Hugo il mese scorso e ho ritrovato questo particolare, le fourches di Parigi nel 10° arrondissement. E ho fatto una ricerca, era una spianata dove adesso è la metro, era una piana dove venivano appese le persone, e quindi proprio come i salami, veramente letteralmente appese, giorni e giorni, proprio per servire da monito. Vicino alla stazione attuale di Bose. Era il 10° arrondissement. Colonnel Fabian. Esattamente, con il metro Colonnel Fabian. Ci sarebbe anche un'affinità con le pungenti salsa, che lì è un luogo di malfattori dove si buttavano i corpi. E non è un caso, professore, lei mi insegna che Victor Hugo, dobbiamo a Victor Hugo la riscoperta di Dante nel XIX secolo. Quindi chapeau a Victor Hugo se abbiamo la ripresa di Dante. Molto interessante. E tra l'altro lei lo sa, mi può, sa meglio di me, che nel capitolo di Notre Dame de Parigi c'è proprio il lasciato di speranze, il capitolo dedicato proprio dove c'è il paragone tra l'inferno di Dante e queste prigioni della Parigi del 400 che erano paragonate all'imbuto. Hugo conosceva benissimo Dante, esatto, ma ne aveva un'idea troppo monumentale, l'ho detto all'inizio in quell'articoletto, e lo mettevo insieme con altri che pensano alla commedia come una cattedrale nata da vero. È un'opera artigianale fatta pezzo per pezzo, questa cosa. Però questa cosa è molto interessante. Grazie. Grazie a voi. Mi piacerebbe avere qualche schiarimento a proposito della chiave, perché la chiave è un argomento che ritorna da tutta l'opera, dal poema Tre donne,
dove la chiave è sulla gola e conduce alla morte. Mm-hmm. Secondo lei la chiave è soltanto una metafora o un simbolo che potrebbe essere più pesante come significato? Ma certamente è una metafora, vero? È una metafora a cui Dante è attaccato e la usa in quei casi che ho detto, un simbolo. Ma non ci ho riflettuto. Perché il legame tra la chiave e il segreto, si vede il testo avvicina di due parole, e non c'è niente che potrebbe essere scoperto tra disserare, ancora una parola che torna a proposito di Firenze, sì, come se fosse qualche regolarità nella metaforicità. Ebbene, che metafore di Dante possono anche avere questo risvolto simbolico, non c'è dubbio. Sto pensando se ci sono passi in Dante in cui si usa la chiave come lo usiamo noi, avere la chiave di un segreto, avere la chiave di una situazione, possedere la chiave, di vero? Morire e avere la chiave sulla gola, comunque, perché nel Tre Donne si spiega benissimo che lui va malissimo e ha la chiave sulla gola. E possiamo andare al di là. Pensa che mi veniva in mente adesso assurdamente, io sentii chiamare l'uscio di sotto all'orribile torre, cioè Ugolino quando sente il rumore, sì, della chiave nella toppa. Sì. E c'è questo termine che noi in italiano non useremo più, il significato di Dante, ma è un significato sceno, insomma. Sì. Ma giustamente ancora sulla chiave mi ha molto colpito questo questo richiamo che lei ha fatto tra il Pierre delle Vigne, Pierre Claviger, che poi rimbalza nel 27 dell'Inferno con diciamo un papa, eccetera. Ma poi torna nel 27 del Paradiso, quando San Pietro Claviger, stesso nome Claviger, si lamenta del fatto che le sue chiavi siano usate male. E le chiavi che gli furono concesse sono divenute ormai un simbolo. E giustamente mi sembra che si arrivi proprio là. Aggiungerò questo dato grazie a lei e al mio scritto. Grazie a lei. Perché poi andiamo alla chiave simbolo, non della morte naturalmente, ma una chiave emblema che non vuol dire più quello per cui era stata concessa, anzi il rovesciamento della... E là ancora... Giustissimo. Perché pensavo all'omonimia tra chiave delle vigne e Pietro. Ma è giustissimo. Quell'inventiva di San Pietro poi è concentrato di riprese straordinarie, Perché San Pietro perché dice tre volte l'oroco mio? Sì, il potere delle chiavi. Il potere delle chiavi. Lì è ancora più sottile. San Pietro appartiene al sistema triadico in Dante. Ho scritto una cosetta sul tre in Dante. Dunque, San Pietro dice tre volte quelli che usurpa in terra il loco mio, il loco mio, il loco mio, eccetera, per tre volte. Non è San Pietro balbettante o arrabbiato. È che San Pietro è l'uomo del tre, per tre volte disdice Cristo, per tre volte Cristo gli dice mi ami tu, per tre volte lui risponde e per tre volte Cristo gli dice pasci il mio gregge. Quindi è legato al tre, è vero, non c'è dubbio che sia. E tutti gli altri casi in Dante in cui si ha una triplicazione, perché nel momento in cui Virgilio scompare, ma Virgilio non aveva lasciati scemi di sé, Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute vieni, certamente perché Dante qui ha in mente Orfeo e Euridice e nella Georgiche di Virgilio per tre volte Orfeo disperato grida verso la moglie che scompare definitivamente tre volte il nome di Euridice, quindi lì diventa il tre simbolo dell'abbandono di una persona cara che non si vedrà più, come Euridice non sarà più vista da Orfeo, così Virgilio non sarà più visto da Dante e per tre volte si ripete Virgilio e per tre volte nel ventesimo del Purgatorio si dice per ammenda vittima Fedi Corradino e per ammenda ripinse al ciel Tommaso, perché per ammenda per tre volte dice Ugo Capeto, ma perché Dante ha fatto rimare nella tenzone con Forese Donati,
Cristo con tristo e malacquisto, pentito di aver fatto rimare Cristo per, con tristo e malacquisto, per quattro volte nel paradiso fa rimare Cristo con se stesso. Il preannuncio di questa quadruplicazione è dato dal per ammenda del ventesimo del purgatorio, per ammenda di quel Cristo che rimava con brutte parole, Cristo non può rimare che con se stesso. Quindi è tutto legato in Dante, è diabolico, è per questo che il fiore non è di Dante. Ah, l'ho capito, per questo che il fiore non è mai ricordato da Dante. Non vale dire che gli ipocriti hanno l'andatura di falsembiante, faux semblant, eh? No, assolutamente, non ci sono riprese, Dante non c'era dentro. Mentre invece questa cosa qui, Dante ritorna. Scrive per ammenda tre volte nel purgatorio pensando al fatto che avrebbe fatto ammenda di Cristo che aveva rimato con brutte parole. Altre vanità? Quando la Beatrice fa la critica della vita di Dante parla di altre vanità. Sì. Forse potrebbe essere il fiore come una vanità assoluta. Insomma sì. C'è tanto spazio per i giovani, io ormai ripeto me stesso, purtroppo. Alors, est-ce que d'autres interventions sont... Donc, je voulais simplement poser une question à propos de gibet, on revient sur la gibet. Est-ce que ce terme est utilisé par des poètes français provençaux? Parce que Dante, je crois, connaissait des poètes de la poésie provençale. Est-ce que ce terme est utilisé? C'est le terme de Villon, de toute façon. Oui. Bon, c'est la balade des pendus. Oui, bon. Mais Villon, c'est tout. Oui, vous le savez, c'est dans la lingua occitana, la lingua doc, c'è la parola gibetto. Non lo sappiamo, io non lo so. No, ma perché potrebbe essere uno dei collegamenti, non si sa. Farò, infatti, sì, perché finisco con i dubbi su gibetto. Io sto lavorando un po' alla traduzione là, e ho letto nel Sapegno che a un certo momento il Sapegno riferisce a provenzalismi. Ah, provenzalismi. Mette gibetto tra i provenzalismi? No, no, quello no, non lo no, dico, no, 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 no. Ma beh, molti fa riferenza a provenzalismi, dunque può essere una pista di... No, non dimentichiamo che Dante fa parlare Arnaut Danieli in provenzale, quello è provenzale autentico. Dante conosceva perfettamente il provenzale francese antico, vero? Ma non significa che abbia ridotto il Roman de la Rose nelle sessualità del fiore, che sono probabilmente di Brunetto Latini o di un personaggio simile a Brunetto Latini, perché io sono in condizione, non l'ho fatto ancora, ma di dimostrare che chi ha scritto il fiore pensava in francese. E tutti i nessi sintattici e le particelle sono prima pensati in francese e poi tradotti in toscano. Questo è il punto. Cioè la grammatica che dice lì che non può essere stato Dante, addirittura. A parte il fatto che non entra nella memoria interna, vero? Ma la grammatica proprio testualmente si può dimostrare che chi ha scritto il fiore è un francese che sapeva il toscano, non francese. Alors, y a-t-il un défenseur du fjord qui est prêt à monter au combat? Bien, mes amis, je pense que nous pouvons remercier notre conférencier qui a mis une force incroyable dans cette traversée. Merci. Alors, ne partez pas trop vite, ne partez pas trop vite. Nous vous invitons pour le 13 décembre. On a un rythme très soutenu ce semestre, puisque c'est Philippe Guérin, donc qui parlera cette fois-ci en français, qui présentera un chant du paradis, le neuf du paradis. Donc Philippe nous invite à la Maison des Irlandais, enfin demain dans la rue des Irlandais, la Maison de la Recherche de Paris 3, et nous avons promis à Lélé de Manuel Grignolati de travailler assez vite pour pouvoir ensuite aller à son séminaire. Et nous aurons donc deux activités dans l'après-midi. Hein, le Philippe Guérin, tout d'abord à 15h, et ensuite à 17h, rue Serpente,
avec Emanuele qui reçoit Madame Mayer. Alors ensuite, nous pouvons aussi rappeler que nous avons l'habitude de dîner ensemble, pour ceux qui ont la liberté, et que ce soir c'est... À l'époque. À l'époque, alors vous avez choisi quelle heure, Enzo ? 19h30. À 19h30 à l'époque, il se trouve place... Contrescarpe, non ? Pardon ? Contrescarpe. Place de la Contrescarpe, c'est une toute petite avancée vers la rue du Cardinal de Moine à partir de la place de la Contrescarpe. Et Enzo, aidez-moi, qu'est-ce que j'ai oublié ? Rien. Rien ? Ah, beaucoup de choses certainement. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Voilà.